Per quanto riguarda il mio settore, che è quello delle pelli pregiate, eh, naturalmente c'è un minore impiego del, eh, di cromo. Utilizziamo quasi il 99% di pelli conciate in maniera sintetica. Noi abbiamo la, la certificazione ICEC TS410 che riguarda la tracciabilità sulle pelli di Molurus, di pitone Molurus, che sono di allevamento. Ogni anno vengono ripresi il 99,5% dei reflui che, arrivano al, che vengono scaricati dalle, dalle concerie. Quindi c'è un recupero quasi totale di, tutto ciò che son, di, tutto ciò, di tutti i prodotti che vengono utilizzati in conceria e di quelli che sono i derivati eh, derivanti dalla lavorazione. Collaboriamo costantemente con eh, scuole qua del, del comprensorio per eh, fare stage, eh, ingressi al lavoro eh, di ragazzi che vogliono ecco, conoscere questo, questo tipo di, questa tipologia di lavoro. Questo è molto importante anche perché alla fine il, i, i giovani sono il futuro del, del distretto, quindi se non puntiamo su di loro mi rimane molto difficile eh, pensare a chi puntare. Ecco. Qualcosa che viene già, già fatto adesso è appunto il recupero del cromo che viene messo nel processo produttivo che attraverso il depuratore consortile viene recuperato e quindi rinviato alle aziende per una seconda vita. Guardando a un futuro non tanto lontano nel tempo, stiamo comunque lavorando per ottenere una concia che non, che non utilizza il cromo. Eh, per fare questo ovviamente serve eh, innovazione, per fare innovazione serve tanta ricerca, quindi tempo, risorse e mh, competenze che vengono immesse eh, appunto allo scopo di, di trovare metodi alternativi di concia. Essendo noi parte di un'intera catena logistica la sostenibilità non appartiene ad una sola azienda ma fa parte di tutte le aziende che fanno parte appunto de della catena della moda e del lusso. Quindi noi um, abbiamo deciso di fare la nostra parte in tutto questo e di concentrarsi su fare gli audit anche ai nostri fornitori così da assicurare che sul, per quanto riguarda la qualità, l'ambiente e il codice etico siamo tutti sulla stessa linea. Le aziende non possono crescere senza la nuova generazione che ci si metta dentro con grande passione e con voglia di imparare, così che si possa creare veramente una catena del lusso integrata dal cliente finale fino al produttore delle, delle materie prime. La certificazione è un elemento cardine eh, per la trasparenza nell'intera filiera fino al consumatore. La conceria italiana ha saputo trasformare la tracciabilità della materia prima in un fattore veramente competitivo, quindi la pelle italiana è una scelta etica. Nell'ultima assemblea fatta mh, di recente abbiamo parlato di come gestire i rifiuti e di come trovare fuori qualche innovazione nel nella gestione di, di, di ciò e quindi stiamo tentando di trovare fuori delle soluzioni anche a livello pratico eh, sulla gestione dei rifiuti. Credo che la sostenibilità dipenderà dall'informazione e soprattutto dalla formazione. Dobbiamo riuscire ad ogni costo a sensibilizzare le generazioni future eh, su questi temi fondamentali. La continua ricerca della sostenibilità è indice di miglioramenti in tutta la forma industriale non solo nella pelle ma in qualsiasi altro prodotto. Questo però necessita anche di un sistema di controllo e di verifica da parte di enti o istituti di certificazione. Allora la nostra azienda lavora soprattutto con il contratto alberghiero dove eh, in questo settore il concetto di eh, sostenibilità è un aspetto che eh, è imprescindibile sin dalla fase di progettazione eh, fino alla fase di continua gestione eh, dell'hotel. Naturalmente la sostenibilità non basta raccontarla. Ma deve anche essere eh, comprovata e certificata. In questo senso, noi ci valiamo di eh, certificatori eh, tra i più qualificati nel settore, nel no, nello specifico ICEC, che è appunto l'ente eh, certificatore, e grazie a loro riusciamo a garantire al cliente eh, la tracciabilità totale, la sostenibilità e anche la sicurezza dei nostri prodotti. Spettano i giovani conoscere e studiare e cogliere anche le possibilità che la, che la tecnologia ci offre, ogni tanto anche mettersi in discussione. Naturalmente, se oggi siamo qui a parlare di tecnologia applicata al mondo della pelle, questo è essenzialmente dovuto all'esperienza di più di 50 anni che ha il nostro distretto, che a partire dagli anni 70 si è data una struttura moderna. Per noi è una la sostenibilità è una questione di filiera che parte dal concetto di economia circolare e va fino alla certificazione del prodotto eh, per il cliente, per il fornitore, che garantisca quindi sicurezza e affidabilità in tutto il processo produttivo. La recente adozione delle pratiche di Industria 4.0 eh, offre una grande mano per quanto riguarda il monitoraggio di tutti i processi produttivi e continui spunti per un miglioramento ed efficientamento sia nei prodotti di input che nei prodotti di output lungo tutta la filiera. La sostenibilità per noi è una questione di cuore. Noi siamo un'azienda a conduzione familiare da sei generazioni. E eh, avendo mh, questa uh, reputazione e siamo, mh, questo nome nel mondo, possiamo tranquillamente dire che mettiamo la faccia nei nostri prodotti e in ciò che facciamo. Il nostro materiale primario, quindi la pelle, provenga da un materiale di scarto dell'industria alimentare. Di conseguenza questo si connette al concetto di economia circolare, È dal momento che la nostra attenzione non si sofferma unicamente sul far sì che l'ambiente conciario possa... Eh, essere definibile un ambiente sostenibile ma che il territorio eh, che ci circonda quindi non solo il nostro piccolo paese ma in generale eh, tutto il circondario possa beneficiare degli effetti eh, connessi sicuramente all'attenzione per la sostenibilità. Unic non solo ci aiuta eh, con le certificazioni per quanto riguarda il discorso della sostenibilità, ma è anche molto importante per noi concerie perché è Collinea Pelle che è la vetrina principale per noi conciatori, per proporre i nostri articoli, i nostri prodotti. Ci consente di entrare in contatto con quelli che sono eh, i nostri clienti, principalmente l'industria del lusso. Il concetto di sostenibilità sicuramente a me è stato tramandato dalla mia nonna, io sono la quarta generazione che rappresenta questa azienda. Eh, per me è un onore e un piacere perché io sono cresciuta, tra virgolette, a pane e pelle dal momento che ogni istante mia nonna mi ricordava fin da bambina e ricorda tuttora quanto eh, fosse bello questo mondo: che non fosse solo un lavoro ma una vera e propria passione, quasi eh, la propria vita essere qua dentro.